La cultura è un valore aggiunto per il territorio. Nasce per questo lo sportello per le sponsorizzazioni delle imprese culturali della Camera di Commercio di Milano, presentato durante l'ultimo Business Hour camerale. Il nuovo servizio, interamente gratuito, intende promuovere l'incontro tra i soggetti privati che realizzano progetti culturali nella provincia di Milano e potenziali sponsor. L'importanza del settore culturale è dato sia sicuramente dalla ricchezza del nostro patrimonio artistico e architettonico, sia dalla capacità di proporre un'offerta culturale molto valida da parte dei nostri operatori culturali, e poi a tutto ciò si aggiunge un valore molto importante che è stato, recenti studi hanno quantificato un coefficiente di 1.7 come effetto moltiplicatore di ciò che viene generato dal sistema cultura. Questo ovviamente a favore di altri segmenti produttivi come il commercio, il turismo e i trasporti. E senza perdere tempo, sono circa 40 i soggetti privati e le imprese interessate a partnership culturali che si sono già incontrate e conosciute durante lo Speed Date. Riteniamo che sia importante portare anche nell'impresa culturale la capacità dell'impresa privata, della capacità manageriale. Da questo punto di vista credo che attraverso il sistema camerale le imprese private possono portare, oltre che risorse economiche, anche la capacità manageriale di saper gestire e promuovere la cultura. Credo che questo sia molto importante oggi, anche in prospettiva 2015. Lo sportello offrirà ai progetti selezionati visibilità attraverso una vetrina online, assistenza, orientamento e l'opportunità di matching tra enti ed imprese. Per info sul servizio www.mi.it. Bruno Mancini, Fessure Archibugiere. Un giorno di giugno c'era forte calura, un turbine, piombata sulle coste del Tirreno. Sognavo l'impossibile. Il naso sotto falda di sombrero, i piedi nella pozza, tra scogli e granchi, il sigaro spruzzato di salsedine, braccia cuscino per la testa, occhi tra i merli, fessure archibugiere. Ti voglio nella mente. Calessi a posti singoli, i sogni non scarrozzano le coppie. Ancora Bruno Mancini. E tu, come nebbia che offusca i braceri fumanti delle prime calde roste, lì, lungo viali alberati della mia cara Bologna indaffarata. Nessun miraggio di gioia confonde al cane il suo padrone.
E tu, come pioggia che inzuppa la rotaia urbana di un tram al capolinea, lì, tra portici uniformi della silenziosa Torino d'ottobre. Nessun deserto è breve per la lucertola randagia. E tu, come neve piovata, frontoni e guglie di fedi spudorate, lì, tra cabaret da sballo della Parigi fulminante le mie notti. Nessun miracolo gonfia le piume di uno stanco uccello migratore. E tu, come sole d'aprile che intenerisce le zone soffocate, tra bosco e spiaggia, lì, oltre il canneto dai ciuffi in cima, sull'ultimo approdo della mia isola perduta. Nessun mistero.